La prima testimonianza del cristianesimo in Giappone, conservata in Vaticano, si trova nel Salone Sistino della Biblioteca Apostolica Vaticana, in questo affresco di fine Cinquecento che raffigura la processione festosa per la presa di possesso di Papa Sisto V in Laterano, il 1 maggio 1585. Nel corteo sono ritratti anche quattro giovani giapponesi con i loro ombrellini rossi, rappresentanti dei signori feudali convertiti al cristianesimo da Francesco Saverio e dai missionari gesuiti arrivati nell'arcipelago del Sollevante meno di 40 anni prima. A Sisto V, che gli insignì della cittadinanza romana, consegnarono una lettera che oggi è tra i manoscritti della Biblioteca Vaticana. Ma tra questi ci sono anche i documenti del fondo denominato Carte Marega, che verranno presto inventariate e digitalizzate in collaborazione con il National Institute for Humanities del Giappone. Ce le presenta il prefetto della biblioteca, Monsignor Cesare Pasini. Sono carte di ambito civile, vengono dalla prefettura di Oita, un'isola a sud del Giappone, e si sono conservate così come stavano anche nel loro involucro esterno. E queste carte civili attestano famiglia per famiglia, persona per persona, se queste persone, se queste famiglie conservavano la fede cattolica oppure abiuravano. L'intento era di far abiurare perché dal 1612 siamo in un'epoca di grave persecuzione fino a metà dell'Ottocento. Lo scopo era appunto di far recedere il cristianesimo dal Giappone. In quei tempi ci furono anche i grandi martiri che noi ricordiamo e ci furono coloro che invece accettarono di abiurare. Tutta una serie di documenti, sono circa 10.000 foglietto per foglietto, attestano per ciascuno questi atteggiamenti, queste risposte che davano, questi atteggiamenti che assumevano. Non solo, ma se una famiglia abiurava dal cristianesimo, poi successivamente ritornavano anni dopo, magari con i figli, magari con la discendenza, per accertarsi che fosse stata estinta questa presenza cristiana. Ma per documentare che tu non sei più cristiano o comunque sei disponibile ad abiurare, il rito che veniva prescritto era di porre in terra il crocifisso o immagini sacre e di chiedere alla persona di calpestarlo. Se questo avveniva, si era sostanzialmente garantiti che avesse abiurato, e lo comprendiamo bene. Tra le carte conservate anche una copia originale dell'editto emesso il 17 marzo 1612 dallo shogun Tokugawa Ieyasu, che bandì il cristianesimo dal Giappone e diede inizio alla persecuzione. Quindi diventa una testimonianza di cristiani che hanno attestato con il sangue la loro fede e anche una testimonianza di un periodo molto teso nella vita del Giappone. Le carte vengono denominate Carte Marega dal nome di padre Marega, un salesiano vissuto nel secolo scorso, è nato agli inizi del secolo e che fu missionario in Giappone. Negli anni 30 e 40 dovette raccogliere queste carte che ora si trovano presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e ha permesso, grazie al suo gesto, di conservare materiali che altrimenti sarebbero andati dispersi, se non distrutti.